Prego, se prendete posto, possiamo iniziare. Allora, grazie a tutti, buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. Io sono Luca Marelli, sono ricercatore postdottorale all'Istituto Europeo di Oncologia nell'unità di Sociologia della Scienza che è diretta dal qui presente Giuseppe Testa. Allora, brevemente vi introdurrei il tema di questa serata, che è un tema quanto mai saliente, e cioè quello che cercheremo di fare è di tematizzare la relazione sempre più stringente tra biotecnologie e la dimensione del capitale, la dimensione della cosiddetta bioeconomia. L'occasione per questa serata ci deriva dalla recentissima uscita di questo volume edito da Palgrave, di cui curatori sono Vincenzo Pavone, che abbiamo il piacere di avere qui con noi, e Ioanna Goven, che purtroppo, essendo in Nuova Zelanda, non ha potuto raggiungerci per questa serata. Questo volume, a cui anch'io e Giuseppe Testa abbiamo collaborato, abbiamo contribuito con un capitolo, è in qualche maniera il punto di coagulo, la cristallizzazione di una riflessione che ormai da 5, 6, 7, forse più anni, io ricordo il primo incontro con Vincenzo per discutere di queste questioni, fu proprio all'inizio del mio dottorato nel 2012. E appunto una riflessione che nell'ambito della sociologia della scienza, dei cosiddetti Science and Technology Studies, si è sviluppata in direzioni multiforme, che direi sono state raccolte in maniera molto, molto intelligente da Vincenzo e Ioanna in questo volume. Non vi rubo altro tempo, vi dico brevemente come sarà strutturato l'incontro. Vincenzo Pavone ci introdurrà ad alcuni dei nodi concettuali chiave del volume, dei vari contributi raccolti in questo volume. Vincenzo Pavone, che è tenured researcher presso il Centro Nazionale delle Ricerche Spagnolo a Madrid. Il secondo intervento sarà da parte di Helga Novotny, che abbiamo l'onore di avere tra noi. Helga Novotny, per chi non la conoscesse, è professoressa emerita all'ETH di Zurigo ed è stata membro fondatrice e presidente dello European Research Council, che è la più importante organizzazione scientifica a livello europeo. Quindi è un grande onore avere qui la professoressa Novotny per questa serata. E da ultimo parlerà Giuseppe Testa, che appunto, oltre a essere un vincitore dei prestigiosi grandi dell'IRC, dirige il laboratorio di epigenetica delle cellule staminali all'Università di Milano e all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, ed è anche appunto a capo dell'unità di ricerca in sociologia della scienza. Quindi io, senza altri indugi, passerei la parola a Vincenzo per iniziare a introdurci alcune tematiche chiave di questo volume. Ci tengo solo a sottolineare, grazie Luca per l'introduzione, che questa è la prima presentazione italiana di questo libro, che già ha cominciato ad essere presentato in varie città europee, quindi siamo particolarmente lieti che la prima presentazione italiana avvenga alla Casa della Cultura, e ringraziamo Ferruccio per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione su questi temi. Infatti mi aggiungo ai ringraziamenti per poter avere questa opportunità di presentare questo libro in questa cornice storica e direi anche prestigiosa della Casa della Cultura. Io innanzitutto vi devo chiedere scusa per il mio italiano, perché non sono abituato ormai da tanti anni a presentare le mie ricerche nella mia lingua materna, per cui il mio italiano un po' probabilmente vacilla. Io me la sono pure scritta per non sbagliare. Comunque non leggerò, staremo qui a presentare. Ho dato un titolo a questa presentazione che in qualche modo sta parafrasando Pirandello, mio conterraneo. La bioeconomia una, nessuna e 100.000. Provo a spiegare il perché. Allora, innanzitutto il termine bioeconomia oggi è un po' sulla bocca di tutti, non solo degli addetti ai lavori, ha superato questi confini. Quando io e Ioanna pensammo di dedicarci a questo tema, allo studio della bioeconomia, 10 anni fa, era l'ultima delle grandi proposte dell'OCSE, però ne intuimmo subito la portata.
Da allora si è scritto molto sulla bioeconomia e tutti i paesi, o perlomeno quasi tutti i paesi dell'OCSE, oggi hanno una strategia di bioeconomia legata alla crescita e all'innovazione. Allora, non mancano certo definizioni di questo concetto, è anche un po' per questo che ho detto uno, nessuno e centomila. Dal nostro punto di vista però questo termine è rimane elusivo, è ambiguo, fa riferimento alla relazione che esiste tra la vita, bio, e l'economia, però non chiarisce i termini di questa relazione. In qualche modo cattura la relazione di dipendenza della nostra economia dalla capacità della vita di generarsi e rigenerarsi, ma questa di per sé non è una novità. Da sempre l'uomo ha dovuto inventarsi nuove maniere di ottenere il proprio sostentamento attraverso le proprie relazioni con altre forme di vita. Però la bioeconomia, perlomeno la bioeconomia proposta dall'OCSE e poi adottata dai vari paesi, sembra descrivere qualcosa di diverso, di più complesso. Io aggiungerei inquietante. Ne vedremo a momenti il perché. Quindi nel libro e nelle nostre ricerche non nascondiamo il nostro disagio verso questo termine. Lo usiamo, però ne prendiamo le distanze. Un primo obiettivo del libro era appunto chiarire, fare luce sulle diverse accezioni, le diverse definizioni di bioeconomia. Ne abbiamo identificate tre principali. La prima definisce la bioeconomia in relazione alle biotecnologie. Enfatizza il ruolo che ha la bioeconomia rispetto alla crescita economica e fa appello sui grandi progressi dell'ingegneria genetica, soprattutto. Grazie alle biotecnologie, questa visione della bioeconomia la presenta come una rivoluzione capace di risolvere con successo tutte le grandi sfide dell'umanità: la crescita economica, la scarsità delle risorse, le necessità alimentari, le malattie incurabili e via dicendo. Questa visione però tende a sminuire i rischi connessi alle nuove biotecnologie e tende a ridurre i problemi complessi a semplici sfide che una tecnologia può risolvere. E, tra l'altro, non mette in conto che rischi e benefici non sono ugualmente distribuiti nella popolazione. La seconda definizione o accezione della bioeconomia invece definisce relazione nelle biomasse. Enfatizza soprattutto la capacità della bioeconomia di sfruttare in maniera sostenibile le biomasse per la produzione di energia, per ridurre la dipendenza dal carbone e per ridurre l'inquinamento. Però anche questa visione della bioeconomia ha dei limiti importanti. Innanzitutto confonde l'idea di rinnovabile con l'idea di sostenibile. Non sono la stessa cosa. Che un'energia sia rinnovabile non vuol dire che sia sostenibile, perché potrebbe essere problematica a livello di inquinamento, per esempio, e molte altre possibilità. Tra l'altro, la visione che propone è una visione di modello di sviluppo che si oppone a modelli alternativi legati al territorio, locali. Ne propone uno di tipo globale. Quindi questa visione della bioeconomia favorisce la concentrazione delle attività economiche nelle mani di pochi attori, per lo più multinazionali, e ignora la relazione tra uomo, società e ambiente, che invece viene curata dalle alternative locali. Nonostante le differenze, queste due visioni della bioeconomia hanno dei punti in comune che si devono soprattutto al fatto che hanno una matrice ideologica neoliberale comune. Per esempio, propongono delle misure di politiche pubbliche molto simili. Innanzitutto suggeriscono l'aumento di finanziamento pubblico alle attività di ricerca, ma soprattutto a fini commerciali. Propongono un ricorso massiccio alle partnership pubblico-privato, delle cui implicazioni parlano splendidamente nel loro capitolo Luca e Giuseppe. Consigliano o promuovono una deregulation, o per meglio dire una re-regulation, a tutela degli interessi commerciali delle imprese private. Propongono una gestione dell'impatto ambientale basata sullo scambio mercantile dei diritti di inquinamento, quindi propongono che sia il mercato a risolvere e a gestire l'inquinamento. E poi raccomandano continuamente campagne di sensibilizzazione dei cittadini nel loro ruolo di consumatori, per ridurre l'ostilità che hanno idealmente questi cittadini verso le nuove tecnologie.
In questa maniera i cittadini vengono rappresentati come un ostacolo alla scienza e non come stakeholder rilevanti nel processo di ricerca e di sviluppo. E questo mi sembra un problema importante. Comunque, a parte il grande divorzio dalle economie locali e questa confusione tra rinnovabili e sostenibili, queste due visioni della bioeconomia sostengono l'idea di una scienza dedicata all'aumento della crescita e della competitività delle nazioni. In questa maniera la scienza si riduce allo sviluppo di nuovi prodotti tecnologici, di nuove innovazioni. Inoltre, queste due visioni alimentano un riduzionismo scientifico preoccupante, perché riduce la soluzione di problemi sociali complessi, in cui le tecnologie certamente giocano un ruolo, a rivoluzioni tecnologiche che sono sempre dietro l'angolo e non arrivano mai. Eppure qualsiasi scienziato, incluso gli scienziati sociali, sappiamo che una soluzione è buona tanto quanto la definizione del problema che pretende risolvere. Dunque, parlavo di tre accezioni. Le prime due sono fondamentalmente orientate al policy making e alle strategie di sviluppo. Ce n'è una terza che invece è essenzialmente accademica e gira intorno alla relazione tra scienza, tecnologia e capitalismo. In parte, una parte di questo dibattito si chiede come si genera, distribuisce e appropria il beneficio economico della bioeconomia. Chi si beneficia, come, in che misura, con quali conseguenze. Alcuni suggeriscono che sia l'inserimento delle capacità generative e rigenerative dei corpi umani, in particolare del corpo della donna, all'interno del sistema capitalista, quello che produce il beneficio economico. Altri enfatizzano il lavoro clinico che fanno i corpi, ancora una volta, soprattutto il corpo femminile, all'origine di questa accumulazione di capitale. Altri ancora parlano della speculazione che molte di queste bioeconomie propongono rispetto a regimi di promesse e attese di queste rivoluzioni tecnologiche. E infine ce ne sono altri che concretamente identificano nei regimi di proprietà intellettuale, di patents, quello che genera il beneficio. Quindi il dibattito è abbastanza ampio e vivo. Di questo dibattito si occupa in particolare la seconda sezione del libro. All'interno di questa visione di economia, però, esiste un'altra deriva, un'altra parte del dibattito, che si interroga piuttosto su che tipo di soggettività esistano e vengono generate nella bioeconomia. Nuove relazioni, nuovi soggetti. Vari sono stati i concetti proposti in quest'ambito, per esempio la cittadinanza genetica o la biosocialità, per nominarne alcuni. Da questa prospettiva la bioeconomia è piuttosto uno spazio sociale, politico e tecnologico che genera nuove forme di intendere se stessi e la relazione con gli altri, con lo Stato, con la società civile, ma anche con la famiglia e via di seguito. Nuove forme di individualismo, di mobilitazione di diritti e interazioni costituiscono dunque un panorama complesso e affascinante che la bioeconomia contribuisce a creare e a sua volta ne è influenzata. Come dicevo, le definizioni sono varie e complesse. Noi ne abbiamo un'altra come curatori del libro. Dal nostro punto di vista, la bioeconomia è innanzitutto un progetto politico. E come progetto politico voglio specificare che è a metà strada tra una cospirazione neoliberale di ordine mondiale e quello che invece si definisce come business as usual. Esiste nello spazio tra questi due estremi che realmente non esistono. Diremmo che è un progetto politico di riforma della relazione tra cittadino, Stato, scienza e industria, che possiede elementi chiave in comune, ma che si materializza in varie forme e con risultati diversi, a seconda dei paesi coinvolti, ma anche delle aree scientifiche ed economiche di riferimento. Quindi è un progetto, ma con conseguenze, sviluppi, traiettorie diverse, a seconda dei vari paesi. Per questo abbiamo pensato a questo volume,
L'idea era di raccogliere gli studi empirici che raccontassero l'impatto e la realizzazione di queste bioeconomie nei vari ambiti, le varie tecnologie, nei vari paesi. E infatti il volume raccoglie esempi da praticamente tutto il mondo, dall'Australia agli Stati Uniti, all'Europa, e coinvolge diverse aree scientifiche, dalla riproduzione assistita agli organismi transgenici, al microbiome, paternità surrogata e varie ancora. Io non mi posso dilungare molto, però vorrei presentare, e così finisco, la struttura del libro un po' più nel dettaglio e alcune delle conclusioni a cui siamo arrivati. Il libro si divide in 4 sezioni, di 3 capitoli ciascuno. La prima raccoglie contributi che studiano la relazione tra bioeconomia e istituzioni politiche, con esempi concreti che vengono dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea. A me sembra particolarmente interessante il contributo di Luca e Giuseppe, perché mette in luce le problematiche connesse al modello di partnership pubblico-privato come forma di organizzare la scienza, ma anche, e questa è la cosa che mi interessa di più, evidenzia il ruolo della scienza e dell'innovazione nella costruzione sociale dell'identità europea, come la scienza fa parte di questo progetto di costruzione di un'identità politica. La seconda sezione affronta il tema del valore economico, dei benefici economici, e i capitoli di questa sezione mettono in luce la non sempre facile convivenza dei diversi valori a cui è associata la scienza, non solo quello economico, e mette anche in evidenza la rilevanza del processo, del value chain, che genera il beneficio economico nell'utilizzo delle tecnologie della biomedicina come in altre tecnologie. E la terza sezione si occupa per lo più di mettere in luce le incongruenze, le resistenze, le contraddizioni generate e alimentate dalla bioeconomia. Questa è una sezione che pure mi sembra molto interessante, soprattutto guardando al futuro, come si resiste, quali sono i limiti di questa bioeconomia nei campi della soia transgenica, così come nelle biobanche. E l'ultima sezione invece mette l'attenzione sulla bioeconomia e le nuove relazioni sociali, come si alimenti dell'altruismo e di queste relazioni di cura, di care, per usare il termine inglese, e come contribuisca a creare nuove identità di madri, di donanti, di famiglia. Per finire, vorrei dare alcune anticipazioni sulle note conclusive di questa che per me è stata una larga, lunga avventura condivisa con molti straordinari autori. Innanzitutto emerge chiaramente che le bioeconomie stanno cambiando la nostra forma di intendere e fare scienza. La scienza si confonde sempre di più con l'innovazione, e quest'ultima si intende sempre di più come commercializzazione di un prodotto, di un farmaco, di qualcosa di nuovo. La scienza diventa ancella della crescita economica e della competitività nazionale, subordinata agli interessi industriali e priva di autorità epistemica, che probabilmente è la cosa più grave. In secondo luogo, questa nuova e preoccupante forma di fare scienza è diventata parte integrante di progetti politici nazionali e sovranazionali. Contribuisce alla definizione di nuove identità politiche e in molti casi, devo aggiungere, rafforza il progetto neoliberale dello Stato imprenditore. In terzo luogo, la scienza delle bioeconomie si trova al centro di un processo economico e fiscale regressivo. La socializzazione dei costi e dei rischi della scienza, da un lato, e la privatizzazione dei benefici, dall'altro, sono i nuovi pilastri del binomio scienza e innovazione. A parte l'intrinseca ingiustizia di questa architettura, quello che vorrei aggiungere è che non bisogna dimenticare che le risorse pubbliche che vengono raccolte per finanziare le scienze provengono da un'imposizione fiscale progressiva, però poi vengono ridistribuite ad attori privati che non condividono progressivamente i loro introiti. Non so se sono stato chiaro, però fondamentalmente è un sistema, la scienza viene utilizzata come sistema per spostare risorse verso l'alto nella società,
dal basso, dai contribuenti, verso l'alto. Non è sempre così, ma è spesso così. E questo è un tema su cui si dovrebbe discutere. Di fatto le bioeconomie stanno appunto contribuendo a un processo di concentrazione delle ricchezze in poche mani, tra l'altro multinazionali, fuori dai confini degli stati nazionali. Pertanto, questa è la quarta nota conclusiva, le bioeconomie sono variamente associate a processi di inasprimento della disuguaglianza sociale, soprattutto in ambito medico, ma non solo. Il motto delle bioeconomie, per esempio, vincolate alla biomedicina è salute e ricchezza, health and wealth. Però salute e ricchezza di chi? Non è uguale per tutti. I benefici non sono ripartiti equamente nella popolazione. Eppure una diversa distribuzione delle risorse produrrebbe benefici di salute pubblica probabilmente superiori a molti dei miglioramenti marginali promessi e non concessi dalle bioeconomie. Non voglio generalizzare, quello che voglio dire è che bisognerebbe valutare di caso in caso qual è la strategia migliore per il bene pubblico. Questo inasprimento della disuguaglianza si materializza in nuove forme di sfruttamento del corpo umano, e questa è la quarta sezione del libro che in qualche modo lo mette in luce, e delle donne in particolare, e rafforza le già esistenti tendenze alla discriminazione razziale e alla discriminazione di genere, trasferendole a livello globale. Aggiungo che la bioeconomia non si tratta di un fenomeno monolitico e compatto che si espande senza ostacoli, tutt'altro. Esistono diverse forme di resistenza, spesso locali, che mantengono viva la nostra capacità di immaginare una scienza e una società diversa. Le bioeconomie stesse sono afflitte da forti contraddizioni, molti capitoli lo mettono in luce, come per esempio in particolare il capitolo sulle biobanche o la tensione che esiste nel Regno Unito pensare all'NHS, il sistema di salute pubblico britannico, come servizio pubblico o come laboratorio di innovazione. Io credo, per terminare, che queste tendenze meritano molta più attenzione di quella che hanno ricevuto finora, e speriamo, io, Giovanna e penso tutti gli autori, che questo libro rappresenti un primo passo in questa direzione. Grazie. Bene. Grazie Vincenzo per questa carrellata assolutamente interessante sugli snodi fondamentali delle bioeconomie contemporanee. Adesso diamo la parola a Helga Novotny, che invece si focalizzerà nel suo intervento su una forma specifica che la bioeconomia ha assunto in anni recenti e che è di particolare rilevanza in Europa, che è l'enfasi che viene posta verso la cosiddetta open science. Quindi prego, e la professoressa Novotny parlerà in inglese, farà dei brevi interventi in inglese, poi se c'è necessità tra uno spezzone e l'altro del suo intervento traduciamo in italiano. Prego. Grazie, devo scusarmi perché parlerò in inglese. Let us go back to the beginning of modern science. This was the time when science made a major transition, coming out of being done in secrecy, because this is the way how alchemy was practiced. You had the alchemist as the maestro, and you had the student as a follower. And it was very important to keep everything secret, because the livelihood depended on it, the reputation depended on it. And the big change came in the moment when modern science became open. Okay, it's not a chat, but just briefly. Okay, quindi ciò che viene messo in evidenza è una transizione fondamentale all'inizio della scienza moderna, tra la scienza moderna, la nascente scienza moderna e l'alchimia. E la differenza fondamentale risiede nel fatto che mentre l'alchimia veniva praticata in segreto e c'era un rapporto di iniziatico anche tra il maestro e l'allievo, la scienza moderna invece ha come sua caratteristica definitoria, che la distanza appunto dall'alchimia, il fatto di essere praticata in pubblico, come open science appunto.
it took a specific form, this open science, because the results of the experiment had to be demonstrated again in public. And this was a staged performance with the same experiments that had been done in the laboratory had to be brought in front of the public. But this was not enough. There had to be public witnesses of the experiments that could prove what the claim was. And the public witnesses, who could be a public witness and who was excluded? So we have openness, but at the same time, you have already some exclusion built into it. They had to be gentlemen. You could only be a public witness as a gentleman. Now, who was a gentleman? Obviously not women, but they were not excluded because they were women. They were excluded because they were financially dependent on husbands and fathers. Ok, quindi qual è questa caratteristica centrale della dimostrazione in pubblico? È la performance pubblica dell'esperimento. Cioè la caratteristica centrale su cui nasce la scienza moderna è che l'esperimento che viene fatto in privato, nel laboratorio dello scienziato, deve essere replicato in pubblico. E questa replica prende proprio la forma di una performance a cui debbono assistere dei testimoni che appunto sanciscono la validità dell'esperimento, il criterio di pubblicità, appunto, come potremmo dire, dell'esperimento. E quindi la domanda fondamentale è: chi è il testimone? Cioè chi è ammesso a fornire, a sancire la validità dell'esperimento che osserva? E la risposta è il gentleman. Tra coloro che non sono ammessi vi sono le donne, e questo non tanto per il fatto di essere donne, ma perché erano dipendenti da un punto di vista finanziario. E questo quindi inizia a tratteggiare la caratteristica della testimonianza. Today we are hearing that science is making a similar transition to openness. Of course, we are in the 21st century and not in the 17th century. And this openness takes the form of a crowd and a cloud, two concepts that come up again and again in public discourse. Crowd means everyone who wants to participate through social media, be it through funding, crowdfunding, be it in social media, testing or distributing results. And the cloud is up there as the collection of all information. We also hear about sharing, that the data are to be shared, the results are to be shared, tissues are to be shared, software is to be shared, etc. And this is in line with what Vincenzo was telling us. The neoliberalism dogma tells us that it is a win-win situation for everyone. Ok, oggi assistiamo in qualche modo, paradossalmente, a una nuova transizione verso un'ulteriore apertura della scienza, no? Appunto l'open science diventa oggi una parola d'ordine. L'apertura verso che cosa? Verso quello che in inglese è il crowd, appunto la professoressa chiama il crowd and cloud. Crowd, cioè la folla, le persone che appunto partecipano devono poter beneficiare e partecipare a questa apertura della scienza. In particolare pensiamo a iniziative di crowdfunding in cui si raccolgono i fondi da una pluralità di soggetti per finanziare determinati progetti di natura scientifica, o la scienza che viene fatta attraverso la partecipazione alla un'apertura verso i social media. Il cloud ovviamente sta a significare l'informazione che è digitalizzata, che viene di fatto resa disponibile nella rete, indipendentemente dall'apparecchio fisico su cui si lavora. La seconda grande parola d'ordine è sharing, è la condivisione. Condivisione di dati, condivisione di risultati, condivisione di tessuti, di materiale biologico. E questo risponde in qualche maniera al dogma neoliberale, per cui è una situazione in cui, come Vincenzo ci diceva poc'anzi, vincono tutti. C'è una situazione in cui non ci sono problematiche derivanti da questo. Now, if we ask why this is happening now, the answer is very simple.
It is due to digitalization. It is due to the fact that we have big data and we live in the era of big data, and we are made to believe that the more, the better. Quindi qual è la causa di questo? Sono due sostanzialmente, perché accadono oggi queste dinamiche. La prima è la digitalizzazione e la conseguente produzione di un'ampissima quantità di dati, no? I cosiddetti big data. E quindi l'idea soggiacente è: più dati abbiamo, meglio è. So I want to raise the question, what are the constraints to open science? It is not as open as we are made to believe. One of the constraints, and this comes back to my experience with the European Research Council, which is very selective in the sense that it funds only 10% of the best projects and best persons. Allora, la questione è: quali sono le limitazioni di questa open science? Il primo deriva dall'esperienza della professoressa a capo dello European Research Council, che finanzia solo il 10% dei progetti che vengono per i quali si richiede un finanziamento. So openness cannot mean that it includes everyone. You cannot have 100% excellence by definition. You have a system of reputation and the currency of science that makes researchers tick is scientific recognition. Quindi una questione che non vi può essere chiaramente eccellenza al 100%, ma l'eccellenza viene legata in qualche maniera a un riconoscimento che quindi ha una sua è un bene scarso, potremmo dire. And we see this also when we look at where the ERC funding goes to. There's a very strong concentration. 50% of ERC grants go to only 500 institutions. And so we know where these institutions are. And the concentration effect is also called the Matthew effect in science. After the Bible, it will be given to those who already have. E una evidente da questa concentrazione dei fondi è: potremmo rispondere alla domanda dove vanno questi finanziamenti, e si è visto che il 50% dei finanziamenti che vengono erogati dallo European Research Council vanno a solamente 500 istituti in tutta Europa, 500 tra gli istituti più prominenti, e questo chiaramente contribuisce a una concentrazione, e per la quale possiamo usare il detto il cosiddetto Matthew Effect, a partire dalla parabola del Vangelo di Matteo, per cui a chi ha sarà dato ancora di più e a chi non ha sarà tolto. E quindi chiaramente questa concentrazione di fondi va a premiare degli istituti che sono già istituti di eccellenza e rinforzano in qualche maniera la capacità di disporre di risorse da parte di istituti che già hanno accesso a una grande quantità di risorse. So one constraint to openness is clearly, call it excellence, call it scientific recognition that is not evenly distributed and cannot be evenly distributed. Another constraint, and I will be very brief on this, has to do with intellectual property rights. This is not discussed at all when we speak about open science. It is somehow left in a limbo, what happens with intellectual property rights. And yet it is clear that even with an innovative technology like CRISPR that is being celebrated, you have in the background a legal army fighting against each other about patents. D'accordo, allora la professoressa sta facendo una panoramica di quelli che sono i limiti, diciamo, a questa idea di open science. Appunto, abbiamo visto il primo limite è che il riconoscimento dell'eccellenza scientifica non può essere distribuito in maniera equa, e questo è un primo limite. La seconda limitazione ha a che fare con la proprietà intellettuale. E cioè, ad esempio, parlando della tecnologie di editing del genoma, di tecnologie che permettono di manipolare il genoma,
quello che sta accadendo appunto in questi giorni è una battaglia legale molto forte tra chi vuole, tra i vari attori che detengono, che vogliono vedersi riconosciuto il brevetto per queste nuove tecnologie. E questo è chiaramente un freno alla diffusione della tecnologia. The third constraint I want to mention is citizen science, which again is celebrated as being part of open science. All citizens, laypersons, are invited to participate in the research process. And yet, when we look with an empirical gaze what is happening, we see there is an enormous variety of motivations of people who participate. And of course, the discussion is this only cheap labor? And are citizens exploited by scientists or by their institutions to work for free? Or is it truly something that is able to help science because the citizens become partners in the research process? Un'altra di queste questioni aperte riguarda la cosiddetta citizen science, che è praticamente comporta il coinvolgimento di normali cittadini, per cui tutti sostanzialmente possiamo metterci a fare scienza, in qualche maniera a produrre dati, a fare esperimenti. E giusto per dare un minimo di contestualizzazione, sono pratiche che sono molto, molto diffuse in tutto il mondo. Faccio un esempio dal Giappone, dove dopo il disastro di Fukushima i cittadini giapponesi si sono armati dei rilevatori per le radiazioni e sono andati loro nei dintorni dei territori colpiti dal disastro a misurare quali fossero le radiazioni, quindi in qualche maniera prendendo il posto della comunità scientifica no, tradizionale e ufficialmente riconosciuta. Ma vi sono anche attività molto più disparate, come degli astronomi, diciamo, che si mettono a osservare il cielo e a produrre dati dal cortile di casa. Quindi vi sono tutte questa serie di differenti esperienze, o anche forse andrebbe menzionato esperienze di condivisione del propri materiale genetico, propri dati genetici su delle piattaforme che raccolgono i dati genetici di una pluralità di persone, per cui i singoli cittadini mettono a disposizione il loro dato e poi dopo viene interpretato e viene analizzato in maniera aggregata con quello dei dati di altre persone. Ecco, se tutto questo può va sotto l'etichetta di citizen science, la domanda è: quali sono le motivazioni che stanno alla base di questo modo di organizzare l'attività e la ricerca scientifica? E le motivazioni possono essere diverse. Da un lato c'è chi accusa la citizen science di sostanzialmente sfruttare dei lavoratori a basso costo, cioè utilizzare i cittadini come dei lavoratori che svolgono una determinata mansione e chiaramente lo fanno senza avere una remunerazione. Per altri invece, per un'altra prospettiva, questo invece è un grande aiuto all'impresa scientifica, dal momento che aumenta la pletora di persone che possono condurre esperimenti e produrre dei dati potenzialmente utili. In my personal view, I think we still have a long way to go to institutionalize citizen science and to professionalize it, including funding agencies that have to recognize what it means. But I would like to move to interesting results from a study by two researchers, Sabine Levine and Leonelli, who looked at what are the actual practices in the life sciences of sharing. And what they found is that the practices differ very much from the rhetoric of open science. Okay. Nella visione personale, nell'idea della professoressa, il problema della citizen science è che avrà ancora bisogno di un percorso lungo per poter essere pienamente istituzionalizzata, anche rispetto all'approccio che le agenzie di finanziamento hanno nei confronti di questo genere di attività. E invece rispetto alla questione dell'open science,
La professoressa cita Sabina Leonelli, che è una studiosa italiana nel Regno Unito, che si è occupata di questi temi, ha condotto degli studi empirici mostrando come nelle scienze della vita vi sia una discrepanza tra la retorica che sostanzialmente accompagna la diffusione dell'open science e quelle che invece sono le pratiche concrete che accadono. So for instance, in this empirical research, they found that there are norms of reciprocity, but it very much depends also on the timing in one's career. Young researchers cannot afford to be very generous in sharing if they need a paper in order to promote their own career. So it very much depends on the timing of your career, on the position in which you are. There are also other questions like who benefits. It is give and take, but you have to ask the question of each interaction, who benefits and who receives an advantage, and how this relationship plays out over the longer term. Quindi nell'osservare queste pratiche di condivisione, queste pratiche di sharing, si è notato che esistono delle norme di reciprocità, per cui una propensione, ad esempio, alla condivisione del dato, alla condivisione dei tessuti, eccetera. La questione fondamentale però è che questo dipende dallo stadio della carriera di uno scienziato, per cui questa cosa, questa propensione alla condivisione può essere più facile per chi è più avanti nella carriera e non per i giovani ricercatori che invece hanno necessità di pubblicare i dati che hanno generato e quindi sono meno propensi a in qualche maniera favorire la libera circolazione dei dati che hanno generato, la messa a disposizione di questi dati alla comunità scientifica nazionale e internazionale. L'altra domanda che si tratta di porsi è: chi trae beneficio da questo genere di pratiche? So one conclusion of this study is that one size does not fit all. Non c'è una risposta univoca per but it also shows the ambivalence in the actual practices of open science. It's a deeply ambivalent practice. Insomma, la conclusione a cui si può giungere è che vi è davvero un'ambivalenza irriducibile all'interno di questa modalità di open science. Non c'è una risposta, direi, buona e non buona, giusto o sbagliato, ma c'è questa proprio ambivalenza. So I want to conclude with a plea for what I call the radical openness of science. It is not the openness in the sense in which we have a parallel to the sharing economy that we find in science. Airbnb and similar practices that sounded very nice in the beginning, and now we see that there are massive economic interests, that there is a concentration. So we are seeing something similar like the sharing economy happening with open science. And I want to plead for being aware of the radical openness of science. Quindi il diciamo l'appello che viene rivolto è quello per un'apertura radicale della scienza, che ho capito bene, però la professoressa distingue dalla sharing economy. Quindi da quelle pratiche che vanno, ad esempio Airbnb, pensiamo, insomma, un esempio, quel tipo di pratiche che sono un'economia basata sulla condivisione, ma con un determinato gerarchia rispetto a chi trae beneficio e chi no da questo tipo di pratiche. So what I mean by the radical openness of science is very closely linked to the inherent uncertainty of the research process. Research is inherently uncertain. If you know already the outcome, you are engaged in development. This is an important part of what science and technologies do, but it is not research in the original sense. Because when you do research, fundamental research, you do not know what you will find, you do not know the outcome, and you do not know even if you will find something and when. Quindi cosa vogliamo dire per apertura radicale della scienza? La caratteristica peculiare della ricerca scientifica è l'incertezza. La ricerca è intrinsecamente incerta. Questo è diverso dal momento dello sviluppo, ad esempio lo sviluppo tecnologico.
in quanto nella ricerca noi non sappiamo cosa troviamo, non sappiamo quale sarà il risultato a cui potremo giungere e non sappiamo neanche se potremo giungere a un risultato. And this is why we need to protect this part of research with its uncertainty. But I'm convinced there is something at work that with a metaphor I call the cunning of uncertainty. E questo è quello che va protetto, cioè questa incertezza della ricerca scientifica è un bene che va protetto. Dopo lo diciamo con un po' di tempo. Sì. Non abbiamo, questo già dice molto della parola, diciamo, della lingua che non ce l'ha. Lo condividiamo. Astuzia. L'astuzia, però non nel senso, diciamo, italiano classico. Sì. So let me conclude. let me conclude. I think we are indeed in a major transition phase of the way how science is organized, and this comes with the digitalization, which has already infiltrated science in many ways. But it will continue to infiltrate also many practices of science. For instance, just to give you an example to think about, evaluation. Everyone suffers by evaluation. We could come up with a blockchain model for evaluation. And there will be similar new and unexpected developments that are connected to big data, to digitalization, that will have an impact not only on the content, but also on the way how science is being organized. It will be more collaborative, it will have different ways of size. The individual will still have a place, but the precise way in which we will attribute authorship still needs to be decided. So there is a lot of uncertainty involved also in that. But the message I want to leave with you is really the radical openness of science, that science cannot be made the handmade of industry. Fundamental research will continue to be open towards the future. May I ask a question? So before I say, how do you envisage the blockchain model of evaluation? This is one idea. Because in a blockchain, you can retrace every step. So you know who were the authors, what did the authors do, you have protocols of the lab and you build on that. Okay. Quindi, I mean, it's an idea, mm-hmm. It's a possibility. Mm-hmm. Ok, quindi la professoressa nota come ci troviamo nel bel mezzo oggi di una fase di transizione epocale nel modo in cui si struttura la scienza e la ricerca scientifica. E il cuore di questa transizione è rappresentato dal fenomeno della digitalizzazione. E la digitalizzazione ha già modificato molte pratiche all'interno della ricerca scientifica, ma avrà ancora degli effetti dirompenti in un futuro prossimo. Un esempio che Helga Novotny fa è quello della valutazione e pensa appunto a un modello basato sul blockchain, per cui si aggiungono per cui gli autori di un determinato, ad esempio, progetto di ricerca si basano sui lavori precedenti, costruiscono in qualche maniera, in maniera collaborativa, grazie a questa piattaforma tecnologica, a questa tecnologia strutturata in questo modo, una sorta di progetto collaborativo. E chiaramente questa cosa va a riconfigurare nel modo profondo il modo in cui la scienza viene praticata. Cioè un passaggio da questo modello in cui
centinaia, migliaia di persone possono avere accesso ai risultati di altri ricercatori e in qualche maniera costruiscono in questo modo collettiva quella che è il progresso in una determinata linea di ricerca, è molto diverso dal modello in cui lo scienziato è nel laboratorio e fa i suoi esperimenti e poi pubblica un articolo su una rivista scientifica. E quindi assistiamo per via di tutte questi grandi cambiamenti anche a livello tecnologico l'impatto sarà situato sia nei contenuti, ciò che verrà prodotto, quale sarà il prodotto della ricerca scientifica, ma anche nell'organizzazione stessa della scienza. Appunto, nel caso di questa, diciamo, di questa authorship, di questa, questi autori diffusi, la domanda è come riconosceremo all'autore la sua, diciamo, chi è l'autore di un progetto di ricerca a cui hanno contribuito in questa maniera, in modo diffuso, lavorando magari su delle parti molto, molto specifiche, una pluralità di soggetti. E diciamo l'auspicio finale con cui la professoressa Novotny conclude il suo intervento è che la scienza non divenga in qualche maniera l'ancella dell'industria. Grazie. Molto grazie Luca. Allora, io anche data l'ora, diciamo, cercherò di essere. Io parlo in tedesco. E tu farai. Allora, anche data l'ora, cercherò di essere sintetico, anche per lasciare poi, speriamo, tempo a una, diciamo, agli stimoli che ci vengono da parte vostra. E quindi incomincerei innanzitutto con il parlare un po' del lavoro che assieme a Luca abbiamo fatto, diciamo, per inquadrarlo nel contesto del libro che stiamo presentando questa sera, con questa immagine che ci colpì e ci è rimasta scolpita nella memoria quando io e Luca arrivammo per fare un'intervista a un funzionario del Direttorato Generale per la Ricerca a Bruxelles, nel palazzo del Direttorato Generale, che è un palazzo di, come molti di questi palazzi, diciamo, che hanno il vetro davanti per dare questa idea della trasparenza, e su cui ci sono delle decalcomanie che sono le parole, diciamo, dell'Europa, le parole, diciamo, attorno a cui si struttura l'immaginario europeo della ricerca. E ci colpì molto il fatto che cercavamo vita, cercavamo biology, cercavamo medicine, cercavamo health, cioè salute, e non c'era nessuno di queste tre, ma c'era invece bioeconomy, che, diciamo, troneggiava lì potente, che poi non a caso sarebbe diventata nella declinazione plurale il titolo del libro edito da Vincenzo e Ioanna. Ci colpì perché naturalmente era un segno, diciamo, che a livello, diciamo, di immaginario e di autoreflessività dell'Europa come continente politico, la biologia era ormai integrata ad ogni giuntura con il pensiero sullo sviluppo economico e, come avete sentito da Vincenzo, con l'innovazione. Allora, quello che abbiamo fatto con Luca è stato di analizzare, ve lo riassumo molto brevemente, perché, diciamo, come accennava Vincenzo, coglie secondo noi una trasformazione fondamentale, questo istituto delle cosiddette IMI, cioè le Innovative Medicine Initiatives, iniziative per medicine innovative, che sono, diciamo, state negli ultimi anni uno degli assi portanti attraverso cui l'Unione Europea ha cercato di fare innovazione in medicina, quindi di portare, diciamo, fondamentalmente nuovi farmaci al letto del paziente. Come l'ha fatto? Con un investimento, diciamo, enorme di risorse, che però segue una logica abbastanza particolare, cioè la logica è quella di una partnership, come diceva Vincenzo, tra il pubblico e il privato, 50-50, solo che innanzitutto il 50 del pubblico, cioè di noi, diciamo, dei cittadini europei, è un 50, diciamo, vero, tangibile, cioè sono soldi, cash. Il 50 invece della parte privata, cioè delle grandi industrie farmaceutiche europee, che sono state non a caso all'origine, diciamo, come l'analisi ha messo in luce, dell'impostazione concettuale di questa, diciamo, di questa struttura, è la cosiddetta corrispondenza in kind. Cioè dice, io ti metto a disposizione i laboratori, ti metto a disposizione i salari di chi ci lavora, ti metto a disposizione i macchinari che già ho, eccetera, eccetera, eccetera. Questa, diciamo, asimmetria nel tipo di risorsa che viene messa in comune, in realtà diventa ancora più amplificata quando Luca ed io abbiamo incominciato a guardare alla struttura della governance, cioè a chi c'era
al posto di comando di questa di queste grandi iniziative europee, cioè chi decide le priorità, chi decide come si ricerca su una malattia per arrivare a un farmaco, quali vie intraprendere, eccetera eccetera. Ecco, quello che la nostra analisi rivela è che tutta, diciamo, questa decisione fondamentalmente è lasciata alle grandi industrie farmaceutiche. Quindi è chiaramente un momento in cui l'Europa dice: io per innovare nel settore dei nuovi farmaci do immense risorse, ma mi affido per la gestione, ma anche proprio per la direzione concettuale nell'utilizzo di queste risorse, a chi questo lavoro già lo fa da decenni, eccetera eccetera. E quindi naturalmente questo pone una serie di issues. Pone, diciamo, l'issues, per esempio, facevamo anche l'esempio a lezione con gli studenti che siamo felici di vedere qui stasera, che qualche settimana fa la Novartis ha avuto, ed è naturalmente una bellissima notizia, perché è una terapia molto innovativa che per certi tipi di tumore potrebbe, speriamo veramente, cambiare la storia di questa malattia. E però è una terapia cellulare avanzata, in cui quindi si prendono delle cellule da un paziente, le si manipola geneticamente per rimettere dentro al paziente in modo che possa colpire il suo tumore specifico, e il tutto però costa $450,000. E allora la domanda è: ma è così poi sensato che l'Europa, nel momento in cui decide di investire grandi risorse per l'innovazione farmaceutica, le dia in una maniera che de facto dà il proprio 50% affinché industrie come la Novartis, che già, diciamo, prezzano la loro innovazione a questi livelli, ne possano beneficiare ulteriormente? Ora, è ovvio che quando si fanno questi discorsi bisogna stare attenti da non cadere, diciamo, in una retorica semplice, che è quella di dire: ah, c'è le case farmaceutiche, perché naturalmente uno potrebbe anche dire: se uno Stato volesse fare innovazione farmaceutica da solo, ci metterebbe le risorse e magari invece di comprare un F-35 inizia un, diciamo, un processo sperimentale per fare un nuovo farmaco. Quindi è chiaro che non bisogna, diciamo, demonizzare ovviamente l'industria farmaceutica, nel senso, non bisogna ridurre questa, diciamo, questa tensione a un semplice divario pubblico-privato, però sicuramente questo è un caso che, secondo Luca e me, mette in discussione un problema centrale dell'Europa, e cioè: dove risiede la legittimità delle scelte europee che, diciamo, dispongono di ingenti risorse dei cittadini europei e le mettono a disposizione di un processo di scoperta e di innovazione di cui però il cittadino europeo neanche in senso molto indiretto veramente viene rappresentato al posto di comando? Ora, questo, diciamo, caso specifico, che se volete appunto leggerete nel libro, ci porta naturalmente a un tema, diciamo, centrale, che è stato, diciamo, già molto bene diciamo, articolato dai miei colleghi, però che vorrei un attimo ripuntualizzare. Da un lato, naturalmente, tanto Vincenzo quanto Helga hanno detto: la scienza non deve essere l'ancella, diciamo, dell'industria. E naturalmente, secondo me, uno dei però risultati di questa serata, di questo dibattito, è che non si tratta più solo di essere ancella di un'industria, ma si tratta di essere ancella del capitale, il quale capitale nel XXI secolo, come per esempio ci ricorda Piketty, segue vie di accumulo e di redistribuzione che non necessariamente passano per l'industria, nel senso che l'industria è uno degli attori e uno dei modi, e nell'esempio che ho fatto e che abbiamo sviscerato con Luca è appunto uno dei punti. Ma in realtà molti degli esempi che ha fatto Helga sull'open science o che ha fatto Vincenzo sono in realtà esempi in cui c'è ovviamente una asimmetrica distribuzione di capitale e di potere, ma non classicamente nell'industria, ma in altre forme, diciamo, di accumulo, che ciò nonostante però possono essere ugualmente diciamo, ugualmente rilevanti da analizzare. E secondo me Vincenzo su questo ha detto una frase molto importante che vorrei richiamare qui, facendo poi un breve accenno a CRISPR-Cas, così sappiamo tutti, diciamo, quello di cui parliamo, e cioè la socializzazione dei rischi e la privatizzazione dei benefici. Cioè, diciamo, tutto sommato, dice: siamo sicuri che questo modo in cui
i rischi, diciamo, e comunque i costi di questa grande impresa collettiva, che noi vogliamo continuare a pensare giustamente, come diceva Elga, come grande impresa collettiva di conoscenza, di scoperta, di miglioramento, di innovazione, e sia, diciamo, vada poi bene che venga poco a poco ridotta a un imbuto in cui invece il beneficio diciamo afferisce a un'elite, diciamo, quindi il beneficio viene privatizzato. E l'esempio, diciamo, chiaramente più uno dei più attuali è quello di questa tecnologia di CRISPR-Cas, che ne è un esempio molto paradigmatico, perché è una tecnologia che fino a 6 anni fa nessuno conosceva, o meglio, la conoscevano i pochi che lavoravano in un campo praticamente marginale della ricerca di biomedica, che era un campo di pura ricerca di base. Recentemente parlavo con un collega di Vienna 2 settimane fa, che si trovò a stare a un seminario a Vienna il giorno in cui il postdoc di un laboratorio presentò questi primi dati e disse: Alice, potrebbe essere interessante questa proteina, che è una proteina dei batteri, che si lega a quest'altra molecola di RNA, va sul DNA e lo taglia in un posto specifico. Un sistema immunitario, tra virgolette, dei batteri per difendersi dai virus, che lasciò il grosso della platea fredda e indifferente, perché aveva appena sentito una cosa esotica, per non dire esoterica, di un organismo sideralmente distante dalle nostre, diciamo, dei nostri desideri e anche dal business, che naturalmente di questi desideri è una componente importante. 6 anni dopo, come diceva Elga, questa è in assoluto la tecnologia su cui si sta combattendo la più aspra battaglia legale sulla proprietà intellettuale tra i due team di scienziati, ma soprattutto tra le istituzioni che stanno loro dietro e che stanno combattendo questo. Ed è quindi un classico esempio di come fiumi di ricerca pubblica, cioè ricerca di base pagata dai contribuenti, ha portato a sviluppare e a conoscere una cosa la cui applicazione tecnologica e industriale può avere invece un impatto dirompente sull'agricoltura, sulla salute umana e quindi sul capitale che l'anima. E quindi la domanda di Vincenzo dice: ma questa socializzazione del rischio poi si traduce in un beneficio per chi? Domanda che diventa saliente, magari quelli di voi che c'erano qualche mese fa, quando sempre con Luca e con altri colleghi abbiamo affrontato specificamente il tema del gene editing, cioè di come questa tecnologia può essere usata per cambiare il genoma di qualsiasi organismo vivente, incluso il nostro, e non solo il nostro, diciamo, di noi individui che stiamo qui questa sera, ma il nostro nel senso degli embrioni dei, diciamo, dei nostri figli e quindi delle generazioni successive. E naturalmente si pone il grosso problema, che è già un problema all'ordine del giorno, già un problema discusso, e i primi embrioni umani sono già stati modificati con CRISPR-Cas, quindi noi già sappiamo che la cosa si può fare e che in realtà è molto più prossima di quello che si pensa. Naturalmente fare questo significa avere un orizzonte di possibile, diciamo, scrittura nel nostro genoma di ingiustizie sociali che nelle quali già abitiamo, ma che, diciamo, ancora non sono state scritte in una maniera così, diciamo, scolpita nei nostri tessuti, nella nostra carne. E naturalmente è interessante notare che la risposta dinanzi a questo, per farvi un esempio, i classici esempi sono dare a un embrione, quindi al nascituro, una variante genica che gli o le dà un indubbio vantaggio, per esempio una relativa protezione dal rischio di Alzheimer, o una pressoché assoluta protezione dal rischio di ammalarsi dall'HIV, eccetera, eccetera, eccetera. Gli esempi sono vari. Naturalmente, di fronte a queste opzioni, in realtà l'unico argomento etico sviluppato fino adesso, fondamentalmente, quando lo si sviluppa a favore di questa tecnica, dice: vabbè, ma non dobbiamo preoccuparci, perché non è un'eugenetica in senso classico, perché poi ognuno deciderà se farlo o no, e quindi se uno lo vuole fare lo farà, se uno non lo vuole fare non lo farà, eccetera, eccetera. Naturalmente quello che colpisce è che in questo tipo di reazione si perde completamente di vista l'idea, diciamo, di una collettività che invece potrebbe eventualmente voler utilizzare questa tecnica e volerla utilizzare in una maniera che ovviamente non in maniera totalitaria, ma che possa essere invece distribuita nella maniera più egalitaria possibile. Quindi questo giusto per dirci che gli sviluppi di cui stiamo parlando, che hanno certamente a che fare
come Elia ha ricordato, con quella che io ho chiamato la digitalizzazione del vivente, cioè il fatto che i nostri tessuti, il nostro corpo, la nostra biografia è sempre più compiutamente digitalizzata e quindi diventa dato archiviabile, scambiabile, vendibile, quindi comprabile, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, in questo circuito che è compiutamente bio e economico, la domanda che mi pongo da molto tempo e che sicuramente vorrei porre a noi in questo luogo, che è uno dei luoghi, se non il luogo di elaborazione culturale della sinistra, sicuramente a Milano, è che cosa fa, che cosa può culturalmente elaborare oggi la sinistra a questo bivio tra libertà e uguaglianza, per esempio nell'esempio che abbiamo appena visto, tra la libertà di innovare e di prendersi questa straordinaria opportunità di modificare il nostro DNA in una maniera precisa e la sfida per l'uguaglianza che questo compone, e più in generale la tensione tra l'emancipazione e il conformismo. E questo mi riporta a qualcosa che aveva molto colpito e che sicuramente, diciamo, fu una fonte di grande ispirazione per Elia e me quando scrivemmo ormai vari anni fa questo libro che si chiama Geni a Nudo, che tra l'altro presentavamo anche qui sempre molti anni fa, in cui, diciamo, parlando di molte di queste tecnologie, ci divenne in mente questa espressione dello shock der Alten, cioè lo shock, diciamo, dell'antico, lo shock del vecchio, cioè l'idea che quando, diciamo, sei a confronto con delle innovazioni che ti sembrano radicali e che ti sembrano, diciamo, veramente disporre una nuova soglia, un'aggiuntura critica verso l'ignoto, in realtà poi ti accorgi che alcune di queste cose sono in una linea di grande continuità con alcuni aspetti del nostro passato, addirittura del nostro mito, e che quindi in realtà noi non siamo sguarniti. Abbiamo strumenti intellettuali, culturali e naturalmente anche materiali per rielaborare categorie come libertà, uguaglianza, emancipazione e conformismo alla luce di queste nuove sfide. E lo dico perché naturalmente dietro e dentro la critica che giustamente Vincenzo fa e molti altri autori fanno nel libro e anche in altri libri alla possibile, diciamo, mercificazione del corpo come momento strutturante del circuito bioeconomico, una mercificazione che per una serie di motivi è più prevalente per il corpo femminile, eccetera, eccetera. Ecco, secondo me il grande pericolo qual è? Che questo tipo di innovazione noi cerchiamo invece di metterlo in categorie che non sono ugualmente innovative, cioè cerchiamo di metterlo in dei vasi vecchi che lo possono contenere solo fino a un certo punto, perché è chiaro che molte di questi approcci, sicuramente Vincenzo si riferiva alla maternità surrogata, abbiamo parlato oggi durante il corso a lezione del cosiddetto social freezing, cioè della possibilità di congelare le uova e per certi versi anche gli spermatozoi per posporre la gravidanza e quindi acquisire, diciamo, maggiori anni tra virgolette di libertà dal punto di vista lavorativo, eccetera eccetera. Sono naturalmente temi molto complessi di cui lo scopo non è quello di affrontarli qui questa sera, però sono tutti temi che secondo me è facile, diciamo, risolvere con un ricorso a vecchie categorie che sono quelle che il corpo non si può vendere o che ogni transazione economica sul corpo costituisce uno sfruttamento. Vanno invece ricalati nella loro contingenza, e qui vengo all'ultimo punto, che è un punto anche qui accennato Vincenzo, che è quello del locale globale, perché naturalmente la grandezza è una delle chiavi del successo della scienza, è questa pretesa di universalità che naturalmente si attualizza molto e si attualizza grazie a un metodo e a una serie di metodi che fanno sì che almeno prima fase quello che facciamo in laboratorio qui viene riprodotto in un laboratorio a Tokyo e viceversa. Però poi quanto l'applicazione di una certa innovazione fluisce nella cultura di Tokyo, quanto fluisce a Milano e quanto fluisce a Buenos Aires, e quanto a Tokyo, Milano e Buenos Aires fluisce in diversi strati socio-economici, è naturalmente invece molto diverso e molto contingente. Ed è uno, diciamo, dei meriti del libro edito da Vincenzo e da Ioanna di aver declinato le bioeconomie in queste contingenze, quindi di essere usciti da questa
assoluta astrattizzazione di un termine a livello di struttura politica e di aver visto invece nelle pratiche, nei casi, che cosa questo vuol dire, cioè che cosa vuol dire fare economia sul bios. E insisto che secondo me è nelle pratiche che si può essere emancipatori venendo da sinistra invece che conformisti, cioè andare a vedere nella situazione dell'utero surrogato, nell'utilizzo di CRISPR-Cas, nei brevetti, nello studio di nuovi farmaci, eccetera, eccetera, come localmente, in determinati contesti sociopolitici, un cittadino e uno scienziato, il cittadino quando è scienziato e lo scienziato quando si rende conto di essere innanzitutto un cittadino, devono operare da una prospettiva di sinistra per, diciamo, far avanzare nella maniera, diciamo, più simmetrica possibile la libertà e l'uguaglianza. Io chiuderei qui e poi possiamo lasciare. Ringraziamo moltissimo i relatori che è da questa mattina alle 9 che teniamo chiusi a dibattere. Però prima di lasciarli liberi, come? E anche gli ascoltatori. E anche gli ascoltatori. E non solo gli studenti. Per cui, se ci sono a delle. Canning, tra l'altro, la cosa interessante di Canning è che questa parola meravigliosa, che come diceva giustamente Vincenzo, è un po' un coacervo di astuzia, di destrezza, scaltrezza, abilità, eccetera, eccetera. È molto più bello dire Canning of Uncertainty che dire la destrezza con cui l'incertezza, l'astuzia, la desterità con cui l'incertezza ci apre il futuro, eccetera, eccetera. Comunque, Canning. Per cui, se ci sono delle domande. Ok, scusate, ma mi imbarazzate. Ops. Sono anche imbarazzata per la mia domanda, che peraltro è una domanda che mi gira per la testa da tantissimo tempo e che non c'è mai stato il tempo di fare, che ci riporta parecchi anni indietro e ci riporta al tempo in cui noi, tu in primis, parlavamo di possibilità, necessità, possibilità barra necessità che i cittadini avessero una voce nelle scelte, quelle proprio di fondo della ricerca. Questo discorso si faceva negli anni che erano gli anni 70, dove le cose andavano naturalmente in un certo modo, ma questo discorso aveva un fondamento oggettivo in quella pratica che non credo che fosse una pratica che tutti praticassero, ma che erano le famose consensus conference, ovvero sia, devo spiegarlo? Sì, ovvero sia dei luoghi, delle situazioni in cui un campione, i sociologi avevano organizzato così la cosa, un campione significativo della popolazione di un certo posto veniva raccolto, fatto, messo insieme da dei sociologi che facevano questo di mestiere e veniva impegnato, cioè c'era una cosa proprio formale per 2 giorni di solito, per esempio quello che io ho in mente, che è un esperimento che era stato fatto da Luigi Bobbio a Torino e anche in altre città, venivano questi cittadini, venivano raccolti per 2 giorni, potevano assentarsi dal lavoro, dunque era tutto a posto. E dopo un primo momento in cui venivano edotti e il loro compito era di dire, quello che dovevano fare alla fine dei 2 giorni in cui stavano insieme era quello di scrivere proprio un paper, scrivere una specie di risoluzione che era il risultato della discussione fatta nei 2 giorni e che doveva essere l'idea di ciò che loro avrebbero voluto che fosse fatto per un determinato problema di tipo scientifico. Okay? In questi due giorni i cittadini discutevano, c'erano delle persone che facevano questo professionalmente, facilitatori della discussione, in modo che la discussione avvenisse
seriamente, che tutti si esprimessero, che non ci fossero litigi, eccetera, eccetera. E alla fine dei due giorni, se non sbaglio, io ho in mente quell'esperimento lì di Luigi, alla fine dei due giorni veniva stilato un papiello, un paper, uno scritto, in cui dicevano i cittadini che si erano espressi, che rappresentavano la popolazione di quel posto in quel periodo, dicevano quello che secondo loro le scelte, quali erano secondo loro le scelte utili da fare per indirizzare la ricerca in un certo senso piuttosto che un altro, per esempio. Questo ho descritto bene e torna. Di questa cosa non si parla assolutamente più, o mi sbaglio? No, I think your analysis is correct. And in my personal view, maybe we have to think about a new space in which this can happen. We have moved from meeting in places like this, we are moving towards meeting in virtual space, because the use of social media is so widespread. And perhaps we have to come up with ideas like, let us make a simulation. A simulation in which different options are being played with citizens. And then the citizens see a bit further what would be the consequences. And this is a feedback to be given to the citizens. All this needs to be experimented with. We need more experimental spaces with citizens, but also with the kind of media, and simulation models are one of the media that could be used for that. Sì, traduco un attimo. Bisogna che quindi, traduca un po'. Quindi è un'analisi corretta, e la domanda, diciamo, oggi è ruota intorno alla necessità che vi siano nuovi spazi per questo genere di approcci e iniziative, ad esempio spazi virtuali, e si potrebbero ad esempio pensare attraverso i social media la creazione di spazi per simulare spazi in cui i cittadini possano sperimentarsi con questo genere di processi e in qualche maniera vedere quali sono gli effetti del proprio engagement. Quindi, insomma, l'idea è proviamo a vedere, utilizzare le tecnologie e i nuovi mezzi, insomma, che sono messi a disposizione oggi per provare a sperimentare nuovi modi per questo genere di approcci. Sì, volevo rispondere alla interessantissima domanda di Anna, però anche con un po' di provocazione, nel senso che, per esempio, in platea c'è la mia studentessa Ilaria Galasso, con cui stiamo, diciamo, studiando varie iniziative di medicina di precisione, che essendo iniziative che coinvolgono moltissime persone, almeno diciamo come promessa, hanno cominciato a sperimentare con varie modalità di inclusione, vari modi, per chiedere per esempio a queste persone attraverso varie modalità partecipative, Ilaria poi potrà essere più specifica per chi è interessato, che cosa dovremmo metterci dentro, come bisognerebbe stare in questi progetti, a che cosa dovrebbero avere diritto chi ci partecipa, eccetera, eccetera. E dall'analisi è venuto, diciamo, un quadro almeno sfumato, cioè diciamo che c'è una grande difficoltà, e in questo senso la tua domanda è acutamente pertinente, nel tradurre anche le meglio intenzionate istanze di partecipazione in un'effettiva presa. Però a questo punto uno potrebbe cominciare a piangere, a dire, ecco, vedi, stiamo andando verso l'oscurità sempre di più. E qui volevo, diciamo, essere un po' provocatorio, nel senso che, parlando della citizen science, della scienza dei cittadini, Elia giustamente ha parlato di citizen science e open science, ha messo in guardia, diciamo, da una facile illusione di disintermediazione. Cioè, se pensiamo, diciamo, alla rappresentanza come rappresentanza della natura, del mondo, quella tradizionalmente appaltata agli scienziati, e rappresentanza della cittadinanza, quella appaltata ai politici, questa almeno, diciamo, è la cosiddetta Costituzione moderna, secondo Bruno Latour, è come è illusoria la disintermediazione scientifica, è anche illusoria la disintermediazione, diciamo, politica, cioè a dire, quanto queste consensus conferences hanno un po' giocato con l'idea che i cittadini diventavano dei mini politici
così come Craig Venter voleva farli diventare mini scienziati che accedevano da soli alla verità, tra virgolette. Allora, secondo me, il tuo stimolo è acuto, nel senso che ci parla di un'urgenza. È un'urgenza che, sono d'accordo con Erika, non credo che possiamo, a cui possiamo rispondere con il semplice ripristino di quel tipo di modello. Questo certo, sì. Secondo me, certamente usare chiaramente le nuove tecnologie, eccetera, però anche abbandonare questa idea che la disintermediazione risolve e invece fare un cammino, secondo me, molto più faticoso, ma secondo me molto più produttivo a lungo termine, che è quello di ricostruire istituzioni di fiducia. Cioè istituzioni in cui tu a un certo punto poi invece vai alla rappresentanza e ci vai perché ti puoi fidare. Perché senza una qualche forma di mediazione fiduciaria, sia l'una che l'altra parte rischiano di tradursi in una sorta di gioco a fare appunto il mini scienziato e il mini politico. Io vorrei, proprio prendendo spunto da quello che ha detto Giuseppe, condividere un'esperienza positiva in questa direzione, che fa parte di un progetto in cui ho collaborato tra il 2012 e il 2015. Abbiamo creato una variante di quelle che erano le consensus conferences, abbiamo creato dei citizen summit un po' particolari, dove abbiamo discusso sulla accettabilità delle tecnologie di sorveglianza utilizzate a fini di sicurezza, per intenderci. La nota positiva nasce dal fatto che la parte di dibattito in cui i cittadini erano coinvolti in questa operazione ha fatto venire fuori non solo delle raccomandazioni, che era già una cosa abbastanza tipica di altre esperienze, ma ha fatto venire fuori nuove forme di intendere la sicurezza, la tecnologia, che noi scienziati e la letteratura non avevano identificato. Ma un'altra cosa interessante ha fatto venire fuori esattamente questo problema della fiducia. Molti dei cittadini coinvolti, stiamo parlando di 1200 cittadini coinvolti in 9 paesi, condividevano quest'idea che le condizioni in cui si prendevano le scelte politiche rispetto a queste tecnologie erano tanto importanti, forse ancora più importanti delle tecnologie stesse. Quindi molto del dibattito dei cittadini coinvolti era sul ripristinare le condizioni di fiducia nei confronti delle agenzie di sicurezza e dei parlamenti nazionali e sovranazionali, affinché potessero prendere delle decisioni su questo tema di cui i cittadini si potessero fidare. E questa è stata una lezione per noi sociologi, scienziati coinvolti, perché non era un aspetto che avevamo preso in considerazione. Posso fare un po' un piccolo intervento? Solo certo. Una parola. E assolutamente avete ragione, il mio discorso è legato alla mia storia, cioè sono vecchia e anche questa è una problematica vecchia, ma io dico, per prendere solo l'ultima cosa che mi è venuta in mente quando tu parlavi, come si fa a fare questo processo di ridare proprio costruendo l'ex novo un minimo di fiducia ai cittadini rispetto alle istituzioni, per esempio in un paese come il nostro, dove il caso Stamina ha prodotto quello che ha prodotto e dove il problema dei vaccini ha prodotto quello che ha prodotto, per cui non c'è medico che conta e che parla, medico di base che parla ai suoi pazienti dicendo vaccinate i bambini perché bla 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 bla, e la persona rispondono no, questo è il capitale che vuole, le industrie che vogliono rovinare i cittadini eccetera. E voglio dire, è un ottimo progetto, cioè il progetto vale, ma la realizzazione, piacerebbe che nei corsi ai vostri studenti, io vengo a sentirli, parlaste anche di questo problema partendo da allora. Prego, ci sono altre domande? Prego. Volevo chiedere questo, a proposito della blockchain, è un'idea o è un progetto? È un algoritmo ed è democrazia, quindi potrebbe essere molto interessante applicarlo al settore, cioè utilizzarla. Well, I no,
I'm not speaking about Bitcoin. I'm speaking about blockchain technology. He was saying that it may be a good idea to be applied also in the research sector, other than the Bitcoin. So he was wondering whether it's just an idea or it's a concrete project. No. It is an idea. It needs to be worked out. But I would like to link it to the question raised before. The advantage of the blockchain technology is that it is trusted, because it is decentralized and no one has access to it except those that trust each other, and you cannot intervene except by sequencing. So it is one institution coming out of seemingly nowhere, and this is where the radical openness of science comes in, seemingly nowhere, that is an institution that can be trusted. Now, not 100%, there is no trust of 100%, etc., but we have to think in this direction also. Quindi traduco e poi una domanda anch'io. Quindi è un'idea, questa non è, e il vantaggio della blockchain è che è una tecnologia decentralizzata, quindi non vi è alcun controllo centrale. Naturalmente, the question I would like to ask is, isn't this another way to operate this intermediation? In the sense that, doesn't this perfectly plays out, aligns with a kind of, neoliberal project? Yeah, well, I would say, if the intermediation between people no longer works, and you have given us examples, maybe technology can help us to re-establish trust. Maybe. Quindi la tecnologia può essere un modo per ristabilire una fiducia se la relazione tra persone, diciamo, diventa problematica. Ecco, vorrei osservare solo al riguardo un... Just one sentence. From a social science point of view, you can also say technology in certain situations, not always, brings discussions to an end. In the sense that you have a technology that settles the question. You know you have to go right or you have to go left. You have to stop or you can go when there is green light or red light. So the technology makes it superfluous to discuss should we now cross the road or not. Quindi naturalmente un'osservazione centrale sulla tecnologia che molto spesso pone fine alla discussione, alla possibilità di scelta, no? Il semaforo verde, passo, rosso, non passo, e non c'è più alcun tipo di decisione, chiude la, diciamo. Prego. Giusto perché il professor Testa ha chiesto qualche stimolo dalla sala, mi permette di avanzare qualche stimolo per spingere verso la risoluzione dei problemi. Quindi pongo una domanda all'autore del libro e presento tre perplessità ai due relatori. La domanda all'autore del libro. Tra i vari studi che io ho fatto in 40 anni d'Italia, ho studiato 23 anni fa il Master in Amministrazione Sanitaria. In quel corso mi è stato insegnato che il rapporto tra economia e salute si pone su due dimensioni. Come economia della salute, da una parte, e economia sanitaria, dall'altra parte, e sono due cose distinte. Allora, quando lei scrive, peccato che non ho il libro, non c'è qua, non lo posso comprare, non ho avuto il tempo di comprare per leggere. Quando lei scrive un manuale di bioeconomica, mette insieme queste due visioni o si concentra sull'economia sanitaria? Questo era. Le perplessità. La prima perplessità è che in una seduta come questa, il titolo è Vita, tecnologia e capitale. Nella mia visione vedo una manchevolezza grave. Le humanities,
non si parla di humanities in Italia, nel campo della scienza, della medicina, della tecnologia. Tante cose in Italia, in campo della scienza e della tecnologia, avanzano a partire da Milano. In questo caso in Italia non si avanza, giustamente perché Milano non si impegna. Non c'è una scuola di bio-humanities a Milano. L'università, gli accademici di Milano devono risolvere questa manchevolezza al più presto, raggiungendo gli inglesi, tipo i Mason Institute, laddove c'è una scuola di dottorato in ricerca in medical humanities che sta facendo dei lavori meravigliosi che in Italia che non esistono. Seconda perplessità. Sono rimasto molto perplesso che un'autorità scientifica come la professoressa Olga che nella sua relazione parla oggi nel XX secolo della scienza, elogiando la scienza, come se fossimo ancora nel XX secolo. Non si parlano di queste cose, né all'università, né nelle televisioni. Il paradigma, paradigma della scienza è cambiata. Bisogna dirlo a quei ragazzi là, perché se no si sveglieranno fra 20 anni che non hanno più il tempo di recuperare. Non siamo più nel positivismo. Io me la prendo con i filosofi che dovrebbero dire queste cose ad alta voce. Non le dicono. Un'ultima cosa. Qualcosa da qualche parte si trova in internet a proposito dell'Associazione Europea di Nuova Medicina. Non si parla ai ragazzi all'università della nuova medicina, perché oggi non è più il tempo della medicina gigante che regna su tutti gli altri come in tutti questi secoli qua. Oggi siamo nell'epoca dell'ultrapositivismo, quindi vige la nuova medicina, quello che voi chiamate la nuova medicina, io la chiamo polisanità. Bisogna far rasentare questi problemi qua, insegnare ai ragazzi che studiare solo medicina non basta, bisogna andare a studiare altre cose, bioingegneria, psicoterapia, ma no, uno studia questo, un altro studia questo, dentro lo stesso cervello mettere queste cose insieme. Questa è la vera medicina di oggi. Grazie, Vincenzo. Sì, brevemente rispetto alla prima domanda, è corretto, sono due cose separate e il libro essenzialmente tratta di economia della salute, non di economia sanitaria. In alcuni capitoli le conseguenze di una certa impostazione dell'economia della salute sulla gestione della sanità sono presentate, per esempio nel capitolo di John Gardner, il primo capitolo. Però in generale si occupa di economia della salute, di come l'economia attorno, ma non soltanto attorno alla salute, perché ci sono altri esempi, comunque di quelli attorno alla salute, come si costruisce l'economia attorno all'interazione tra la vita, la tecnologia e il capitale. Sulle humanities non sono la mia area, non discuto l'importanza. Mi sentirei di dire che anche la presenza qui oggi, questa sera, questo evento, insomma, parla anche del lavoro che si fa a Milano anche su questo tema, che giustamente è un tema cruciale, insomma, ma siamo i primi a riconoscerlo e anche nel pubblico. Insomma, volevo rassicurare il nostro partecipante sul fatto che in realtà uno dei motivi per cui c'è questo evento questa sera è che 11 anni fa abbiamo fondato proprio a Milano un dottorato in Biomedical Humanities e Luca, Virginia, Ilaria e tantissimi altri in questi 11 anni, anche grazie all'insegnamento che Elga ha fatto in questo dottorato nel corso degli anni, hanno prodotto culturalmente esattamente una riflessione dalla prospettiva delle humanities sui temi di stasera. Quindi scienza, tecnologia e capitale non voleva essere un'elisione degli humanities, ma in realtà lo sguardo humanistic era sotteso a tutto, come peraltro
il giustissimo richiamo alla interdisciplinarietà, perché se c'è una persona che in Europa e direi nel mondo è nota per aver fatto della interdisciplinarietà sostanziale, non quella formale, la sua missione di vita, è direi Helga. Non sono costruttivista. Benissimo, direi che possiamo ringraziare ancora moltissimi relatori, grazie al pubblico, grazie alla Casa della Cultura che ci ospita e grazie a voi che dalle 9 di mattina che vi sorbite. Lei è siciliano. Mai nessuno l'ha detto. Non siamo molti.